Sono Miro Graziottin, un amico di questo gruppo di giovani che hanno inventato dalla loro fervida mente Termen. Questa iniziativa nel campo, nel settore neologico a Valdobbiadene, è nata in un piccolo borgo, il Follo di Valdobbiadene, dove il Prosecco ha in qualche modo assegnato la storia della moderna viticoltura. Termen significa pietra confinaria, la pietra che storicamente divide le proprietà, una vigna da un'altra vigna, il bosco dalla vigna, un podere dall'altro. Per noi Termen, nome che abbiamo scelto dopo un dibattito lungo, mesi e tante gaudenti bevute, significa una pietra confinaria fra una storia antica e una nuova storia, la storia di questo nuovo vino che in sostanza recupera la tradizione, il vino della tradizione, il vino che si faceva, il prosecco che si faceva nelle nostre case, che facevano i nostri vecchi, declinato e in qualche modo rivisitato con la moderna tecnologia. Questo vino che noi vediamo in queste bottiglie è il vino che si faceva un tempo in casa e che rifermenta in bottiglia. In sostanza è fatto solo dal sole, dalla terra, dal lavoro di questi giovani, di questi ragazzi che si sono impegnati a scegliere le viti e le vigne migliori dei loro possedimenti e le hanno poi tradotte in queste bottiglie, dove il vino rifermenta nelle bottiglie. Viene pigiata l'uva in autunno, nell'inverno riposa nelle botti d'acciaio o di cemento e in primavera rinasce a nuova vita e rifermenta in bottiglia, quindi producendo nella seconda rifermentazione un leggero velo, un fondo nella bottiglia, da cui storicamente si chiama il vino il prosecco col fondo, che poi percorre gli anni, il tempo e i paesi e sta conquistando la simpatia di tante enoteche, di tanti ristoranti e di tanti estimatori. Questo è il Termen, piccolissime aziende che producono pochissime bottiglie, ma tutte destinate ad avere un grandissimo futuro. È un vino assolutamente autoctono, cioè che nasce in quella terra, è frutto di una storia antichissima, perché la glera nel territorio, nelle vigne di Valdobbiadene è arrivata già nel 500, nel 500-600, quindi è un vino che esprime al massimo livello i valori di quella terra, che esprime al massimo livello la tradizione e la storia e anzi la esalta, mutando, come si diceva, la tradizione antica che era fatta di legno, di tanta fatica e di tanta improvvisazione, con grandi saperi e grande tecnologia. Il futuro di questo vino, ripeto, io penso che sarà un grande futuro. Sarà destinato negli anni a diventare il vero millesimato del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, soppiantando quei millesimati che adesso stanno attraversando i mercati in maniera un po' surrettizia, in maniera un po' forzata, ma questo è destinato sicuramente nei prossimi anni, e questa è una facile profezia, a diventare un grande millesimato del Prosecco Superiore di Valdobbiadene.